Oggi le norme di contrasto ai paradisi fiscali non si contano. Questo è l'elenco italiano, ma in realtà la maggior parte, anche più, delle robe che vedete elencate in questa slide sono poi di fatto implementate anche da sicuramente quasi tutte le giurisdizioni appartenenti all'OCSE, ma in ogni caso ciascuno ha la sua, quindi al di là appunto del paradiso giudiziale o fiscale dove non c'è niente, la maggior parte dei paesi dove tendenzialmente avrete voglia o di vivere o di farci business con, evidentemente implementano una o più di queste normative. Ne possiamo vedere alcune, spiegarvele tutte non ha senso, ma perché? Perché sono in costante evoluzione, perché si aggiornano di anno in anno ed è il motivo per cui è bene agire come faccio io in network, quindi di professionisti che conoscono queste normative e le monitorano di anno in anno nelle differenti giurisdizioni. Quindi cambiano in continuazione, alcune vengono abolite, altre vengono rinnovate, ce ne sono di nuove e bisogna starci dietro, insomma. E soprattutto poi, chiaramente, per spiegarvele dovrei entrare in dettaglio di technicalities che non so quanto vi possa interessare. L'APEX, per esempio, è uno strumento che serve a escludere da tassazione i passive income, quindi tendenzialmente plusvalenze da cessione, da alienazione di partecipazioni e dividendi, ma mi permette questa esenzione, questa esclusione da reddito solo al verificarsi di determinati requisiti che sono facili da controllare da parte dell'Agenzia delle Entrate se mi viene un accesso, un'ispezione o una verifica. Quindi, come dire, è un'agevolazione fiscale che però è sottoposta da determinati requisiti, quindi se io ne abuso perché quel dividendo che sto esentando proviene da un paradiso fiscale, e allora l'agenzia se ne accorge e me lo riprende a tassazione al 100%. Control Foreign Company o CFC è quella normativa tale per cui se io costituisco una società ad Hong Kong che produce redditi offshore, quindi non è tassata, quella società viene tassata per trasparenza in Italia. Ciascuna giurisdizione ha la sua CFC, io vi direi che tra il 90 e il 95% delle giurisdizioni del mondo oggi implementano questa normativa, ciascuna ha le sue sfaccettature, quella inglese è un po' più labile, cioè va a colpire tendenzialmente le società e non le persone fisiche, quella americana è roba da spararsi, è complicatissima. Quindi, come dire, il livello di complessità può aumentare o diminuire, però, come dire, tendenzialmente ce l'hanno un po' tutti. Quindi, a seconda di dove sono, vado a capire quanto è questa CFC e quali sono le possibilità che questa normativa mi dà di fare il mio business tramite società offshore. Il regime di costi blacklist è quel regime che non solo che l'Italia aveva, adesso si è evoluta, comunque in linea di massima c'è un controllo sui costi che una determinata società può contrarre con società, con fornitori di società blacklist. Perché? Perché qual era il gioco che si faceva fino al 2005? Che io, società italiana, mi facevo fare una consulenza per prestazione di servizi da una società panamense e mi deducevo il costo al 100%, no? Evidentemente quello è un costo che proviene da una società costituita in un paradiso blacklist. Evidentemente, se non c'è sostanza dietro quella prestazione di servizi e non la posso dimostrare, quel costo non è deducibile. Quindi diciamo che c'è un radar, c'è un'attenzione particolare da parte delle amministrazioni finanziarie nei confronti di costi che sono sostenuti con società costituite in paesi blacklist. Quindi quando il vostro fornitore si trova a Panama piuttosto che in Belize, piuttosto che nel Delaware e vi arrivano fatture costanti per abbattere la base imponibile, è evidente che siete passibili di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e se vi trova ci sono sanzioni che vanno fino a 50.000 euro per quanto riguarda l'Italia, ma possono essere anche peggiori in altre giurisdizioni. Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche è un'altra norma di contrasto, perché voi sapete che se vi trasferite in un paradiso fiscale, quindi in un paese blacklist, ex articolo 2,2 bis del testo unico, esiste una presunzione di è relativa, nel senso che la possiamo smontare, ma intanto esiste di residenza fiscale in Italia. Cioè, se te ne vai a Dubai, l'Italia ti dice a me non me ne frega un beniamato nulla, per me sei fiscalmente residente in Italia a meno che tu non mi provi il contrario. Quindi c'è la traslazione dell'onere della prova. Evidentemente è un altro mezzo di contrasto, anche perché se ti iscrivi all'AIRE e ti iscrivi tramite quando hai preso la residenza in un paese blacklist, è molto più probabile che
che ti arrivi un accertamento che, se non che tu prenda una residenza fiscale in un paese white. Estero gestizione delle persone giuridiche e dei trust è una norma presente nell'articolo 73 per quanto riguarda l'Italia del testo unico delle imposte sul reddito, la quale ci dice che se noi siamo un soggetto italiano che controlliamo un soggetto estero, che a sua volta controlla un soggetto italiano, quella persona giuridica, anche se un trust, si considera fiscalmente residente in Italia. Perché qual è la giostra invece? Qual è l'altro altarino che si faceva fino a un po' di tempo fa? Io, italiano, mi costituisco una società in Olanda, un trust a Guernsey, che ha ad oggetto sociale i beni mobili patrimoniali in Italia, o il cui oggetto sociale, nel caso della società, faccia business con l'Italia, in maniera tale che i miei beni sono inagribili dal fisco nel caso di trust, oppure che nel caso di società, se guardo tutto quello che guadagno dall'Italia non lo tasso. Quando c'è questo schema triangolare, in generale io vi direi che l'Europa rompe il cazzo su tutti gli schemi circolari, quindi ogni qualvolta abbiamo uno schema di due o più società in cui ci sono flussi che salgono e scendono, cioè evidentemente io costituisco una società per ridistribuirmi i dividendi, per farmi trovare tornare le royalty perché ho dedicato, ci ho messo i miei diritti di proprietà intellettuale nella holding. Ogni volta che c'è uno schema che sale, un sali scendi, si chiama circolare tendenzialmente, dove il flusso di denaro scende e poi sale, sono tutte strutture che l'Unione Europea non vede bene, quindi sono tutte quante passibili di accertamento da parte dell'Unione Europea, di tutti gli stati dell'Unione Europea. Quindi facciamo estremamente attenzione quando ci dicono: ma che ci vuole, tu apporti i tuoi diritti intellettuali, conferisci i tuoi diritti di proprietà intellettuale in una società e poi dopo ti prendi le royalty per abbassare l'imponibile. Ecco, quella è una struttura circolare altamente abusiva, non elusiva, abusiva, e che oggi non può essere più fatta se non c'è sostanza economica. L'assemblea organizzazione, l'abbiamo visto, per cui se costituisco un determinato tipo di presenza tassabile all'interno di un paradiso fiscale, anche quell'assemblea organizzazione, e anche quella è tassata per trasparenza in Italia. La branch exemption è una normativa per cui se io posso decidere di trattare la mia sub organizzazione in un paese X come una società a tutti gli effetti, quindi posso decidere che quella sub organizzazione venga trattata al pari di una società vera e propria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il reddito, siccome il reddito della sub organizzazione è tassato in capo alla società madre, se io decido di applicare invece in automatico, se invece io decido di trattare di flaggare in dichiarazione dei redditi e decidere che quella sub organizzazione e quella mia branch deve essere esentata, allora io non la tasso per trasparenza, non la tasso direttamente in capo alla casa madre, ma tasso soltanto l'utile quando la distribuisco. Questa è una cosa che però se fai per una branch la devi fare per tutte quante le altre tue branch nel mondo, e quindi chiaramente ha ridotto ampiamente le maglie della pianificazione ed è un'altra norma di contrasto. Monitoraggio fiscale, normativa per cui tutto quello che succede all'estero lo devi comunicare all'amministrazione finanziaria tramite dichiarazione dei redditi, gli obblighi di comunicazione soggettiva, e quindi l'intrastat, e quindi l'esterometro, e quindi lo spesometro, l'elenco clienti e fornitori, no? Poi ogni anno cambia nome, ma è sempre la stessa roba. La blacklist in materia da parte, eccetera, eccetera, ok, fino ad arrivare all'IVI e all'IVAFE, che sono l'imposta sul valore degli immobili esteri e l'imposta sul valore delle attività finanziarie tenute all'estero, che sono delle cose che tu devi mettere in dichiarazione dei redditi, devi dire che hai i patrimoni per quanto riguarda gli immobili, i conti correnti per quanto riguarda la finanza, devi dire che c'hai queste robe, le devi mettere in dichiarazione e ci devi pagare le tasse. Se non lo fai, loro lo vengono a sapere perché appunto i database, i software di scambio di informazioni sono sempre più avanzati, sempre più collegati tra di loro, questa cosa è ben a metà, e se ti prendono ti fanno un culo così. Quindi le norme di contrasto ai paradisi fiscali sono decine, non voglio dire centinaia, ma sono decine, decine di decine. E sono così in Italia, sono così in Spagna, sono così in Germania, sono così in Mozambico, eccetera, eccetera. E quindi quando vado a strutturare un gruppo o quando vado a piantare le mie bandierine, sia quella personale sia quella del mio business, in una giurisdizione, io devo sapere quali e quanti sono e se affliggono e in che maniera il mio business. È una delle punte fondamentali della pianificazione fiscale.
Perché se no succede questo, succede che la cooperazione internazionale oggi dà la possibilità alle varie amministrazioni di sapere prima quello che succede e quindi mi vengono insomma a rompere le scatole in maniera piuttosto semplice, perché oggi c'è una cooperazione giudiziaria che è quella per cui un giudice può bloccare tramite una rogatoria internazionale tendenzialmente il tuo conto corrente all'estero, se si rende conto che hai violato, sei in odore di reato per quanto riguarda l'Italia, c'è la mutua assistenza amministrativa, che è finalizzata all'accertamento amministrativo dei tributi evasi o delle altre punizioni di tipo amministrativo, cioè sia da convenzioni contro le doppie imposizioni, sia da direttiva europea, sia da convenzione per la cooperazione internazionale stipulata da stati che anche non appartengono all'Unione Europea con stati che appartengono all'Unione Europea. Oggi, perlomeno in teoria, le amministrazioni finanziarie comunicano tra di loro, possono parlare tra di loro, evidentemente ne deve valere la pena, quindi si deve parlare di evasione di un certo ammontare. Questa cosa permette all'amministrazione finanziaria italiana di chiamare l'amministrazione finanziaria maltese e di dire: guarda, Pinco Pallo mi deve 50.000 euro di imposta in evasa, non gli posso ipotecare la casa in Italia perché risulta formalmente intestatario di niente. Ho scoperto che ha una casa intestata a Malta, me la vuoi ipotecare tu? Ho scoperto che ha un conto corrente a Malta, me lo vuoi ipotecare tu? Per cortesia, me lo vuoi bloccare tu? E questa è chiaramente mediante procedure un po' più formali, come ve l'ho raccontata io, però non è tanto lontana dalla realtà. Il collega italiano chiama il collega maltese. E si interviene tramite strumenti di esecuzione coattiva e di esecuzione forzata anche su i beni tuoi, che sono tuoi, ma che però non sono in Italia, ma che sono all'estero. Questa è la mutua assistenza amministrativa. Quindi il debito, quando me ne vado dall'Italia, ho fatto un determinato tipo di debito, ho fatto un determinato tipo di evasione, ho delle cartelle che mi sono arrivate, non si estingue per il semplice fatto che io mi sono iscritto all'AIRE, ma me lo porto dietro. È chiaro che un'eventuale cooperazione da parte, cioè un'azione esecutiva da parte della nuova amministrazione finanziaria dipende A dal se hai commesso un reato, quindi B dall'ammontare dell'evasione o comunque del tuo debito nei confronti dell'erario italiano o dell'altro erario verso il quale hai commesso una violazione di qualsiasi tipo amministrativo piuttosto che penale. E anche poi dall'orientamento di quell'amministrazione finanziaria, perché c'è da dire che evidentemente non tutte le amministrazioni finanziarie sono ben disposte alla cooperazione. Di nuovo, tra la teoria e la pratica poi passa un abisso, quindi io non ho mai visto l'amministrazione finanziaria maltese collaborare con quella italiana, così come non ho mai visto quella coreana collaborare con quella tedesca. Quindi, come dire, ci sono delle aperture, ci sono delle chiusure anche mentali, anche culturali, anche linguistiche, se vogliamo, perché non è detto che l'agenzia delle entrate di Napoli parla inglese fluentemente per poter parlare con il collega maltese, non è detto che il collega maltese parli italiano. Quindi, come dire, ci sono poi anche delle problematiche reali, logistiche alla mutua assistenza amministrativa, che però in principio c'è. La cooperazione di polizia, evidentemente, insieme a quella di intelligence, per cui, ma qui siamo nei casi più gravi, insomma, parliamo di Interpol, ma come dire, però esistono degli organi che possono perseguirvi anche all'estero. Ok?